Buongiorno. Situazione nebbia, un po' praticamente come ieri, cioè si vede pochissimo, veramente niente. Comunque, io sono già operativa, sto già andando da mia nonna, appunto per prendere queste tovaglie delle bottiglie di Coca-Cola, mi ha detto mia mamma, poi vado appunto a far gonfiare i palloncini e poi vado da mio fratello a portargli tutta la roba, così penso di dargli anche una mano di nuovo con la bambina. E poi devo tornare a casa a mangiare e poi per prendere anche il mio ragazzo, perché lui non viene con me adesso, anche perché lui essendo in malattia non può uscire prima di mezzogiorno, quindi non viene con me adesso. Poi vi farò il video appunto dove vi spiego quello che mi è successo, però adesso andiamo perché sennò poi rischio di fottarli, visto che l'11 dovrei essere da mio fratello più o meno, e sì, anche perché mia nonna mi tiene tanto lì con lei, giustamente mi vuole vedere, sono sempre la sua nipote, quindi tanto pure è vero che la vedo dopo, però gli fa piacere insomma se resto un po' con lei e mio nonno. Quindi adesso vado. Sono appena arrivata dai nonni, ora vi faccio una bella sorpresa. Non vedo l'ora di vedere la faccia. Sono appena tornata a casa, adesso mangio e poi ovviamente in sostanza devo già riuscire, perché devo passare la coppa a prendere due cose a mio fratello e poi tornare a casa loro. Nel frattempo ho preso anche il bigliettino di mia nipote, dopo ve lo faccio. Sono appena uscita dal lavoro, adesso vado a casa. E oggi compleanno è stato veramente bellissimo, è stata una giornata veramente intensa, molto piena anche di gioia, perché comunque è stato il primo compleanno di mia nipote, quindi non potevo non andare, è stato veramente bellissimo, infatti io non vedo l'ora che faccia il secondo compleanno, veramente una bambina stupenda. Poi ora ha iniziato anche a camminare, certo sempre magari con un po' d'aiuto, perché comunque ancora non ha tanto equilibrio, però è veramente una bambina speciale. Come ho già detto anche nell'altro vlog, non lo dico soltanto perché è mia nipote, ma perché veramente è bella come bambina, proprio ha un visino veramente dolce. Non so se vi ricordate gli stivaletti quelli rosa che avevo comprato da Primark, anzi che mi ha comprato mia mamma da Primark, ma siccome non li ho mai utilizzati, infatti adesso mi fanno male i piedi. Non so se su un dito o un piede mi è venuta una vescica. Infatti adesso vado a casa, così controllo anche e mangio, perché giustamente era al lavoro, quindi non ho cenato. Devo fare anche benzina, perché così se no rischio di non arrivare a casa. E niente, adesso andiamo a casina. E mi sono anche divertita tantissimo a fare la babysitter. Cioè la babysitter, che poi in realtà non è proprio la babysitter, perché comunque stare con mia nipote è qualcosa di bellissimo, anche perché è la prima nipote che ho, quindi è veramente stupendo. Cioè, ora io non so se qualcuno di voi è zia o zio, comunque almeno per me è un'emozione grandissima, veramente grandissima. Io non sapevo cosa voleva dire essere zia, perché comunque appunto ho solo lei come nipote, ma da quando è nata veramente mi riempie giorno dopo giorno di gioia, anche se non la vedo, però sapendo di averla mi riempie veramente tantissimo di gioia, veramente tanto. Sono appena arrivata a casa, non vedo l'ora di andare su, almeno mi riposo, perché come vi ho detto sono stati due giorni veramente pieni e intensi di gioia, ma anche di fatica, perché comunque stare dietro ai bambini piccoli di un anno molto faticoso. Ora mangio qualcosa e poi mi metto a editare il video e io vi mando un enorme bacione, vi auguro una buona notte come al solito e ci vediamo nel prossimo video. Ciao.